molto a cuore questa mostra a cui mi ha invitato il curatore e artista, nonché amico Filippo Basetti. Primo perché la mostra si svolge nei locali del Museo d'Arte Contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme. Il museo è in una villa bellissima, con un parco intorno altrettanto bello, e quindi lo spazio è già di per sé un'opera d'arte. In secondo luogo, la mostra si propone di indagare il rapporto tra uomo e donna. Questo rapporto mi dà modo di mettere luce sul mio lavoro, dove tale rapporto non è solo visto come un rapporto di tutti i giorni fra l'uomo e la donna, ma è visto anche come un rapporto interiore di noi stessi fra la parte femminile e la parte maschile. Infatti, il titolo della mostra è Anima, Animus, Anime, e con ciò si vuol proprio andare a dichiarare l'intenzione di andare a sondare, a studiare, a indagare tutti quei rapporti a 360 gradi fra i due sessi, fra i due generi. Inoltre trovo sia molto importante potersi confrontare con artisti di altre discipline, con artisti più giovani, con artisti che hanno voglia di fare e propongano e sono molto propositivi e hanno delle belle idee, quindi è un momento di sorta di arricchimento personale. Quello che noi abbiamo ideato durante il sopralluogo della mostra con il curatore è quello di intervenire in questa stanza che mi è stata riservata, intervenire con la scultura e con la pittura. La scultura a questo punto non troverà spazio su colonne o su debasamenti, ma verrà messa a terra come se dovessimo cercare di penetrare una folla di personaggi. La pittura invece sarà classicamente appoggiata, cioè messa e installata alle pareti come contorno di questa folla. Ora, essendo che questa mostra è arrivata in maniera molto repentina, molto veloce, e siamo prossimi all'inaugurazione, mi piaceva l'idea cercare o almeno provare a tentare di realizzare un cortometraggio che riuscisse a raccontare da quando sono stato invitato, cioè da questo momento in cui io ho accettato con tanto entusiasmo la partecipazione a questa mostra fino alla sua conclusione, quindi che mi piacerebbe che rimanesse un documento che possa nel tempo essere piacevole anche rivedere, non solo un file messo in rete e lasciato lì. Perché trovo molto importante, questo è un motivo fondamentale, perché trovo molto importante per la carriera di un artista il fatto di riuscire a essere se stessi, cioè a cercare di rimanere, o di essere se stessi, ma aprire la mente, aprire le orecchie, diciamo, a tutto ciò che i tuoi colleghi intorno ti rimandano. Come dicevo prima, è un vero arricchimento che forse è la vera forza di un artista, cioè rimanere se stessi, ma cercare di comprendere, di capire, di aprirsi, di lasciare anche entrare nella propria arte gli altri colleghi che parlano e che come te fanno un percorso che si spera essere culturale, perché in fondo l'arte vive proprio di questo,
di una cultura che non è solo nel prendo un pennello e dipingo, non prendo uno scalpello e scolpisco, ma è una cultura che deriva dal guardare un fiore che sboccia e che è bello, una cultura che deriva dal guardare un tramonto, o anche una cultura che deriva dal leggere un bel libro, ascoltare una bella canzone o qualcosa, o qualsiasi cosa a noi ci possa muovere delle emozioni. Siamo a metà dei lavori del primo quadro che sto realizzando per la mostra. Ho scelto appunto di non fare una pittura pesante e piena come faccio di solito, ma di rimanere molto più arioso e molto più leggero nella grafica, perché già la stanza conterrà una cinquantina di bambole, quindi non volevo appesantire. Il primo tema indagato dei rapporti uomo-donna in questo quadro bianco, giallo e nero, dove userò solo questi colori, è innanzitutto la mancanza di rispetto, dove una prima figura maschile si avvicina a una figura femminile in maniera anche arrogante, dicendole: donna, vieni qui subito. E la donna giustamente risponde con prima di tutto rispetto, perché è quella parte fondamentale che serve anche non solo nei rapporti uomo-donna, ma in tutti i rapporti e in tutte le situazioni, rispetto prima di tutto. Nella seconda parte del quadro andrò a realizzare una proposta di matrimonio dove lui si inginocchia e chiede di sposarla, ma lei risponde con boh, ora vedo, in maniera molto laconica, perché non sempre effettivamente c'è una risposta felice della donna del sì, lo voglio. Mi faceva piacere mettere in risalto anche questo aspetto, che è un po' il combattimento che abbiamo sempre io e la mia compagna riguardo al matrimonio. Io mi tiro un po' più indietro, lei invece viene alla carica. Qui ho realizzato cioè vorrò realizzare, sto realizzando il quadro in una scena capovolta, cioè dove sono io che chiedo a lei di sposarla ed è lei che mi risponde boh, ora vedo, invece di solito è lei che viene alla carica per dirmi che gli devo chiedere di sposarla, io dico che ora ci devo pensare, la devo vedere. Ed è tipo 18 anni che le dico che 18 anni di fila che le dico che la devo vedere e devo studiare bene la situazione. Ho finito la prima parte del quadro, quello più grande, quello di 5,20 m. Ora sto aspettando che il colore finisca ad asciugare per poter intervenire e dare tutti i particolari. E poi ho completato. Anche questo l'ho fatto sfondo giallo con disegni neri perché piacerebbe che nella stanza si amalgamassero in maniera molto semplice i quattro quadri che comunque fanno da perimetro alla mia esposizione. Qui ho deciso di rappresentare un altro tipo di rapporto, sempre un rapporto uomo-donna. Però in maniera diversa, ovvero mi sono immaginato che esiste anche un tipo di rapporto dove non si parla, cioè semplicemente fatto di pensieri e di gesti, come succede quando si è su una metropolitana, su un treno, cioè siamo tutti insieme, magari è difficoltoso attaccare discorso, perché c'è un po' di vergogna, un po' di imbarazzo, e non parli. E allora si instaura un rapporto fra le persone che però magari è fatto di pensieri, e quindi di cose non dette, ma che magari il linguaggio corporeo esprime per chi lo conosce. Quindi mi sono inventato tutti questi personaggi, tutti lunghi per 5 metri, che pensano a cose più o meno positive, più o meno inerenti a o che hanno vicino o a qualcosa che gli è accaduto nella loro vita. Quindi è un rapporto che è meno fisico, meno diciamo materiale, ma è più mentale, riferito al proprio pensiero. Quindi c'è quello che non sopporta più la nonna, cioè io, c'è
il ritratto del mio amico che gioca con me a un gioco online, che decide le tattiche da usare. C'è, per esempio, un altro personaggio che è disperato perché la moglie spende troppo, però riconosce, cioè, riconosce che anche lui ha un difetto, cioè è troppo attaccato al denaro, quindi forse alla fine insieme trovano un equilibrio. E via via c'è due ragazzi che si guardano e neanche a farlo apposta pensano alla medesima cosa. C'è poi chi ha dei dubbi anche sul proprio ragazzo, se fare una scelta o se non fare una scelta. Ecco, niente più di questo, però mi sembrava idoneo, attinente alla mostra, andare anche a rappresentare tutti quei rapporti, tutte quelle circostanze che non sono parlate, non sono materiali, non sono, diciamo, vissute al 100%, ma rimangono un po' dentro di noi, quindi quei rapporti un po' che puoi sentire ma non puoi vedere direttamente. Ho finito il terzo quadro, quello più piccolo, e qui sono andato a indagare sul rapporto uomo-donna, inteso come elemento maschile e femminile che abbiamo dentro di noi. Quindi ho raffigurato una persona e cercando di essere più corretto nell'identificazione della situazione possibile, mi sono preso a esame e ho ridipinto me stesso, quindi con tutti i miei conflitti interiori e tutto il resto. Ho dipinto una figura, quindi ho fatto l'autoritratto, dove ha il cervello diviso a metà. Nella parte sinistra ho individuato l'animus, la parte maschile, e quindi il cervello razionale, le unghie sono artigli che servono per cacciare e per lavorare, la muscolatura è fatta appunto per supportare il lavoro delle mani, delle braccia, del camminare, del correre, insomma del simbolo archetipo del guerriero. Lo stomaco è pronto a ricevere tutto quello che la bocca prende, e l'intestino è una macchina perfetta che elabora tutto quello che le ha dato lo stomaco e lo prepara per l'espulsione. Cioè, un cervello razionale porta il corpo ad adattarsi bene all'ambiente circostante. Dall'altra parte ho individuato, nella parte destra, la parte interna femminile, l'anima, dove il cervello invece è emotivo, quindi prende le situazioni, le riduce a pochi elementi basilari e dopo le amplia in una maniera enorme, costruendo mostri giganti che fanno star male la persona. Questo perde tutta la sua razionalizzazione e quindi va a creare queste vere e proprie seghe mentali che fanno star male l'individuo. A quel punto lì le unghie vengono morse perché non sono più artigli, ma sono elementi per sfogare il nervosismo. La muscolatura trema, non è più adatta al lavoro perché tu sei incapace di lavorare, perché hai tremori, ti senti male, hai spasmi, hai tutto quello che l'ansia e il panico generato da un cervello che va in ebollizione causa. Lo stomaco a quel punto non ha più voglia di mangiare perché non è più corretto nemmeno lui, quindi non ha voglia di mangiare, non ha voglia di niente, e l'intestino va completamente sotto sopra. Ho individuato questo scontro tra le due anime che interiormente tutti abbiamo, perché dentro di me sono portate all'estremo. Quindi io subisco giornalmente questo passaggio da una parte a un'altra in maniera repentina e violenta. Ed è per quello che è 20 anni che ho i miei problemi emotivi. Ciò però non vuol dire che la parte maschile sia completamente positiva e la parte femminile sia completamente negativa. Come qualcuno diceva, la verità sta nel mezzo, cioè si dovrebbe riuscire a capire bene nel dipinto, cioè quello che veramente serve per star bene è l'equilibrio fra le due parti, perché anche una mente troppo razionale alla fine crea tutta una serie di problemi.
Quindi la verità sta nel mezzo ed è l'equilibrio tra il maschile e il femminile che noi dobbiamo ricercare per essere in armonia con l'ambiente che ci circonda. Siamo finalmente all'ultimo quadro, perché non posso più, mi sto sdraiando per terra a dipingere. È il secondo quadro più grosso, quello di 4,20 m. E ora sto aspettando che asciughi per dare i colpi finali e ci vogliono inserire dei pesci come ritocco finale. Ci vogliono inserire dei pesci perché il pesce è un animale, al di là di tutta la sua simbologia, è un animale che vive tranquillo, sta nell'acqua e soprattutto non rompe il cazzo ai suoi simili. Quindi è un animale che ha preso della sua individualità e del suo star tranquillo sul fondo, a galla, a nuotare, a mangiare e a farsi i fatti suoi, il simbolo supremo del suo stile di vita. Vorrò inserire questi pesci nel quadro, poiché in questa tela affronto lo scambio dei ruoli che negli ultimi anni c'è stato tra l'uomo e la donna, che anche questa è una cosa che io vivo da vicino, essendo che io faccio il casalingo, cioè lavoro a casa facendo l'artista, e mia moglie invece va fuori a lavorare. Quindi al centro del quadro ho messo un anziano che ricorda quando ai suoi tempi, quando era giovane, andava a lavorare, tornava a casa con la sua valigetta e la moglie era in cucina, c'era questo quadretto familiare della moglie in cucina che cucinava mentre l'aspettava. Invece ora, mentre pensa a questa cosa, vede da un lato la donna che è costretta ad andare a lavorare, cioè allontanarsi da famiglia e figli, e a prendersi sulle spalle anche il fardello del dover lavorare, perché i soldi non bastano più, di una donna che ha cominciato a avere acconciature e abbigliamenti sempre più maschili, cioè si è mascolinizzata, e una donna che ha perso anche un po' la vergogna, quindi è diventata ciò che prima l'uomo odiava, cioè scurrile, beve, fuma, e c'è stata questa trasformazione. Dall'altra parte invece vede un uomo che va dall'estetista, viaggia con le mutande firmate, e lui si domanda: ma perché? Si fa la ceretta, si tiene le unghie in ordine, è tutto tatuato secondo la moda e secondo canoni estetici del momento. E quindi nemmeno lui riesce a capire come sia cambiato tutto il tempo, in questo tempo sia cambiate così le cose. Ho aggiunto però la scritta: dobbiamo constatare che la società è in continua evoluzione. Questo perché nessuno ha la verità in tasca, quindi non c'è da condannare la mascolinizzazione della donna o il virare verso la parte femminile dell'uomo. C'è solo da constatare che sta succedendo. Se questo è un bene per la società o non è un bene, non lo possiamo sapere. È vero che l'anziano che ha vissuto gli anni 50 e che magari oggi era nel pieno delle forze, magari oggi ne ha 80, 85, non potrà andare a capire l'uomo vestito tutto tirato, a lucido, con la ceretta fatta, senza un pelo e tutto il resto. Magari i giovani saranno più propensi a accettare e visualizzare questo cambiamento e anche a comprenderlo, probabilmente. Quindi questo quadro non è una condanna assolutamente di niente, è una constatazione di come stanno cambiando i tempi. E come tali noi siamo degli osservatori o siamo parte attiva se siamo uno di questi personaggi che stanno facendo queste azioni. Comunque sia, dobbiamo constatare che la società si sta evolvendo e niente, e trarre proprio ognuno le proprie conclusioni, ma facendo come pesci, cioè trarre le proprie opinioni e le proprie idee, senza però andare toscanamente a rompere i coglioni alla gente che è tranquilla e vuole solo fare la sua vita.
Siamo al secondo giorno di allestimento della mostra e sono arrivato nettamente in anticipo perché ho sbagliato l'orario e quindi ho trovato tutto chiuso e sono fuori in questa mattinata soleggiata ma abbastanza fresca e io soffro il freddo. Oddio, soffro il caldo, cioè, essere sinceri, soffro tutto. Quindi niente, ieri abbiamo cominciato l'allestimento, abbiamo messo i tiranti nella mia sala e oggi dovremmo riuscire a installare i quadri e le tele. Abbiamo appeso le fotografie di Martina Bruni che dopo vi farò vedere perché valgano veramente la pena. E ora niente, aspetto di questa mezz'ora 40 minuti di dolce far niente per farvi vedere il parco che circonda la villa che è la sede del museo, in quanto è molto accogliente ed è un bel angolo di verde da vivere. Ieri abbiamo comunque fatto la prima giornata di installazione e c'è sempre qualcosa da imparare. È venuto Filippo Basetti, il curatore della mostra, a illustrarmi come secondo lui era meglio installare le mie opere dentro la stanza, che comunque è rettangolare, e quindi coprivamo tutte le pareti con le pitture ed eravamo indecisi se al centro mettere le sculture in una forma piramidale o comunque geometrica, o metterle lungo la stanza di contorno, o fare magari una U al centro della stanza stessa. Quello che veramente mi ha colpito e mi ha insegnato molto e mi ha fatto anche molto un po' di invidia per chi non ci riesco è la passione con cui lui mi spiegava le cose, come lui, come si può dire, trasudasse passione ad ogni piccolo passo che fa, cioè ogni cosa che lui fa ci mette passione e si vede anche per il risultato di come sta curando questa mostra. Ci mette interesse, ci mette voglia di fare. Io l'ammiro molto perché invece mi perdo in un bicchiere d'acqua, vado subito nel panico ed è una persona come io vorrei essere, solo che non ci riesco. Però ieri è stata veramente una grande soddisfazione vederlo. Quando al centro della stanza mi diceva, se le persone entrando da lì poi hanno la visuale di qua, se vedono di là, cioè mi dava tutte le indicazioni per cercare di fare il lavoro al meglio possibile. Quando io invece ero lì che lo guardavo ed ero completamente imbambolato, pensando, oddio, se ora manca un attrezzo come si monta, o se ora, cioè io ero nel panico, invece lui era tutto calmo e tutto passione. E questo fa capire che effettivamente ogni piccolo gesto portato a ogni piccolo gesto porta a fare un passo in più ed ogni passo, anche se sembra piccolo, è molto importante, perché alla fine una strada lunga è composta da piccoli passi, cioè hanno sempre detto i filosofi di ogni tempo, non è possibile pensare subito a fare
passo lunghissimo per arrivare in cima, cioè in cima si intende come arrivare alla meta. Ogni meta, ogni cammino inizia col primo passo, come hanno sempre detto, e effettivamente ieri l'ho visto in questo suo sguardo, che era veramente ammirevole perché si vedeva che aveva proprio voglia, la passione di fare qualcosa di veramente particolare, e secondo me ci sta riuscendo, perché le opere di questi giovani artisti, ora io delle mie non parlo perché ne sono sempre un po' dubbioso, un po' non sono mai convinto del mio lavoro, benché ci creda, creda nell'esoterismo, credo nella scuola del torrente e credo in tutto quello che professo, ma il mio lavoro, io, cioè rispetto al mio lavoro, sono sempre pieno di timori. Invece vedo che oggettivamente gli altri artisti che lui ha selezionato, oltre a me, sono veramente in gamba, hanno presentato dei lavori veramente interessanti, e quindi secondo me lui, tutta questa passione, tutta questa voglia di fare, tutto questo interesse che ci ha riversato sopra, si è manifestato con veramente un'ottima esposizione. E queste sono le opere di Martina Bruni, e sono ritratti nel quale lei cerca di mostrare, ora purtroppo riflessi, comunque cerca di mostrare a 360 gradi il soggetto. Ecco, questo è fuori da riflessi. Eccoli qua. L'azione di Mauro, che è una sequenza sui soggetti, a quanto ho capito, giusto? L'elemento principale è il L'elemento soggetto. soggetto che diventa effimero, o se no. È l'immagine del soggetto, quando il soggetto si dimentica di se stesso, del desiderio, Di essere tale. si perde. Ecco, al centro dell'installazione c'è Cioè, l'anemone anonimo, l'anemone anonimo. che è il titolo Ah, è il titolo di tutto. di tutto il lavoro. È mai detto che il titolo. Eh sì, il titolo. L'anemone è il fiore simbolo Si dice de. che il significato dell'anemone è l'effimero e l'abbandono. Il concetto è l'abbandono verso chi e verso cosa. Chi ha abbandonato chi? Chi ha abbandonato qui? Quindi è un soggetto che abbandona se stesso o è stato abbandonato da altri. Eh sì, però anche il concetto di essere abbandonato da altri è perché è stato abbandonato da altri. È Quindi è un'installazione la che. strada verso il desiderio del soggetto. Quindi se il soggetto perde il desiderio, la strada verso il proprio desiderio e va verso il desiderio dell'altro, è un soggetto morto. Sa nulla. Come Sa nulla. se fosse in psicologia, sa nulla. Sì, Annulla se io stesso. avendo fatto un corso di counselor orientamento psicoanalitico, abbino la fotografia all'elemento della psicanalisi. Sì. E questa è l'installazione di Mauro, che ha una stanza a sé e che merita di essere vissuta, soprattutto nelle sue argomentazioni, perché comunque è una cosa che uno deve vivere in soggettiva poi. Perché Sì. Esatto. in oggettiva tu la spieghi, però poi se uno non viene qui e soggettivamente non la prova, non sa mai che viene fuori. Esatto. Ecco il curatore della mostra. No, non voglio farti una domanda, voglio solo semplicemente due parole sulla mostra, visto che ho fatto anche amicizia con altri artisti, che poi è la cosa forse più bella, no? Di tutte le mostre, di tutto il resto. Però volevo sapere, solo con due parole, perché ci hai riunito insieme. Cioè, so che, cioè, si sa già di cosa si parla, perché ne ho parlato. Però perché ci ha messo insieme noi, no? Ho messo insieme fotografia, con la scultura, a parlare di anima, di rapporti, di animus, queste cose qui, ecco, semplicemente, senza troppi. Allora, stiamo allestendo la mostra Anima, Animus, Anime, che si terrà qui al Museo di Arte Contemporanea del Novecento di Monsummano. Io sono uno dei curatori, l'altra è Paola Cassinelli, e abbiamo pensato di fare una mostra, un progetto, che poi in realtà è un progetto molto più ampio, che ha partecipato alla Toscana Contemporanea 2018 e ha vinto. E su questa abbiamo impostato una mostra che ha il titolo come il progetto, e che presenta come tema il rapporto uomo-donna.
Ho invitato, abbiamo invitato 13 artisti, in realtà sono di più perché alcuni sono doppi. Abbiamo invitato 13-14 artisti a realizzare o a far vedere delle opere che potessero raccontare questo rapporto. C'è chi lo ha fatto con la fotografia, c'è chi l'ha fatto con il video, c'è chi l'ha fatto con la pittura. Abbiamo tentato di prendere tutti i media. C'è anche il comics, c'è anche il fumetto. E abbiamo appunto deciso di chiamare alcuni artisti che ci sembravano che avessero o già pronti dei lavori su questo tema o che raccogliessero la sfida e che avessero voglia di raccontarlo. Siamo qui, stiamo finendo di allestire, la mostra si inaugura sabato. Siamo alle prove luci, Siamo ora alle sì. prove luci, c'ho una buona luce, direttore Dop, va bene? Assolutamente sì. Sì, perché adesso abbiamo ancora Mauro, sicché niente. E, bene, vi Quindi aspettiamo. ci manca solo di vedere la mostra, l'inaugurazione. Ora questo video naturalmente andrà via dopo l'inaugurazione, Questo quindi video verrà distrutto. verrà distrutto dopo l'inaugurazione, perché il montaggio io sono un po' una frana. Però vi si Però aspetta potete tutti vedere tutto il durante, resto vi si anche. aspetta durante la mostra a vedere questa unione che abbiamo riuscito a creare per vedere se ci siamo riusciti nell'intento di raccontare questo dialogo anche dialogo uomo-donna. Sì, anche tra uomo e uomo, Anche visto che tra siamo qui, uomo-uomo, sì, e e donna-donna. donna-donna, visto che io nei quadri ce l'ho messo anche questo rapporto. Via, grazie Grazie, Fili. grazie a tutti. Ed eccoci arrivati all'inaugurazione, siamo al giorno dell'inaugurazione, naturalmente piove a dirotto, giustamente, così ci ha incasinato non poche cose, però almeno un po' di gente sembra esserci. Adesso vediamo dentro. Curatore ha aperto la mostra e effettivamente sono molto soddisfatto perché nonostante ci sia la pioggia fuori e un tempaccio, c'è tantissima gente. Eccoci, sono dovuto uscire perché c'è veramente tanta gente e per me è veramente troppo, non reggo, l'ansia mi sale a livelli esponenziali e quindi sono venuto nel parco a passeggiare al fresco, quindi le immagini dell'inaugurazione le termino qui in quei pochi secondi che abbiamo visto, però sono pienamente soddisfatto perché c'è stata una bellissima risposta, nonostante il brutto tempo, e verrò in settimana quasi sicuramente per fare la conclusione del video e per far vedere la mostra nella sua completezza e anche come abbiamo preparato la mia stanza in maniera finale con le luci al centro e più oscure alle pareti. Eccoci, siamo. Sono tornato a fare la panoramica della mostra, ora panoramica completa di tutta la mostra, perché ieri, oggi che non c'è nessuno, è il secondo giorno, siamo all'apertura, quindi oggi si può visitare vedendola bene. Questo è primo luogo nella sala dei comics dove viene fatta l'installazione tramite questi hashtag e poi qui sono presenti questi artisti con le loro tavole di fumetti. Ora cerco di prenderle un po' di lato per non intralciare le luci e neanche avere riflessi strani, ma è un po' un problema. Ora andiamo sulle scale. La stanza di Mauro Clemente. La stanza di Mauro Clemente, installazione fotografica di cui già ne avevamo parlato.
Altra sala, Elisa Salvicchi. Martina Bruni. Natalia Michelozzi. Infine, per questa stanza, Valentina Marcantelli. Quindi la stanza principale, i Santi Matti, con la foto installazione legami o legami. Qui Emilia Maria Chiara Petri. Ed eccoci, siamo nella mia stanza. Avrei voluto farvi vedere tutta la mostra, ma purtroppo le condizioni della luce non mi consentono di riuscire a fare un video decente e quindi sono costretto a riprendere solo la mia stanza o pezzi della mostra dove c'è un po' più di luminosità. Proprio abbiamo scelto questa luce soffusa che per le opere esposte rende veramente interessante i lavori, però purtroppo sacrifica molto le riprese video. Questi erano quadri alle pareti. Questa è la comunità di bambole al centro della sala. Questa alla fine è l'insieme della mia sala. Avrei voluto terminare questo cortometraggio con la chiusura della mostra e la stanza vuota. Purtroppo dei prossimi impegni e delle tempistiche di montaggio mi impediscono di fare questo e quindi ho deciso di concluderlo a pochi giorni dall'inizio dell'esposizione. Dunque, benché non l'abbia molto dimostrato, perché l'ansia ancora mi sta parecchio infastidendo, sono molto contento perché c'è stata una bella risposta di pubblico, sia nel reale, perché all'inaugurazione e nei giorni seguenti, le persone hanno affluito molto a visitare. E anche su social c'è stato un bel tantam di immagini e di commenti. Quindi siamo tutti molto contenti, penso di parlare a nome anche degli altri. Purtroppo
Quindi mi preme personalmente ringraziare il Museo di Arte Contemporanea del Novecento che ci ha ospitato, il comune, l'assessore, i curatori della mostra che ci hanno invitato a partecipare a questo progetto, tutte le persone che sono venute e hanno partecipato anche a quella installazione tramite hashtag che è stata creata di immagini e scritte. E tutti coloro che ne hanno preso parte, nonché i colleghi che si sono tanto da fare e con cui ho collaborato con molto entusiasmo. Quindi niente, oggi si chiude, diciamo, con questa mostra che andrà avanti fino al 16 novembre e vi invito per chi è in zona a visitarla. Chiudiamo per adesso questa parentesi e andiamo avanti da ora in poi con i nuovi progetti che già partiranno da questa sera. Grazie a tutti.